L'obiettivo dell'audizione di oggi era molto importante perché noi tutti abbiamo visto in questi mesi le conseguenze della grande volatilità di prezzi sul mercato dell'energia e del gas, con particolare riguardo al mercato olandese, il TTF. Quindi noi riteniamo che sia importante fare luce su quello che è accaduto, capire che cosa non ha funzionato, perché non ci sembra che sia andato tutto liscio, e quindi oggi abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci e incalzare anche le autorità di vigilanza, sia quelle europee che in particolare l'autorità di vigilanza olandese, per capire che cosa hanno fatto, che cosa si può fare e soprattutto perché non sono stati attivati quei meccanismi che la normativa prevede per arginare momenti di grande volatilità dei prezzi come quelli che abbiamo visto ad agosto, per cui noi abbiamo visto il prezzo crescere in alcuni casi del 200, del 300%, e i mercati non sono stati, diciamo, non c'è stato un intervento che potesse fermare o congelare in quel momento. Quindi noi volevamo capire che cosa era accaduto, E che giustificazione hanno dato per non aver Ma controllato, diciamo? loro ritengono che in quel momento la volatilità non fosse così allarmante da motivare un intervento. Quella volatilità lì ha generato una serie di conseguenze domino che secondo me e secondo noi come Parlamento devono essere maggiormente considerate, e quindi devo dire poi durante questo dibattito sia la Commissione che l'Autorità di Vigilanza Europea hanno riconosciuto e hanno detto che adesso ci sarà diciamo, c'è un dibattito e alcune proposte su come evitare che episodi di quel genere possano capitare ancora e quindi come prevenire situazioni di stress e creare delle condizioni, quindi delle norme che consentano di interrompere o limitare questa volatilità in modo più efficace.